Buongiorno, oggi il benvenuto ve lo diamo da Las Vegas. Qui siamo un po' a nord rispetto ai grandi casinò dove la gente viene appunto per giocare. Ma perché ci troviamo qui quest'anno per la prima volta? Perché è il primo salone insieme a Detroit dedicato anche all'auto. In realtà il Consumer Electronic Show si svolge da tanti anni, però è da qualche anno che le case automobilistiche si sono inserite per avere le joint venture con le grandi case produttrici e anche con le start-up che producono e pensano alla futura connettività. Allora noi scopriremo tante novità e tanti prototipi che ci porteranno in futuro verso una guida autonoma, ma anche verso un modo di condurre l'auto che sarà delegato un po' sia a noi sia alla macchina e che ci permetterà però di fare appunto all'interno tante altre cose e non solo guidare. Qui si percepisce quale sarà l'impatto globale della connettività nel futuro. L'auto, come qualsiasi strumento, potrà interagire con altri oggetti o con gli umani. La macchina avrà bisogno, per molte attività infatti, di essere connessa. Un esempio lo dimostra Volvo, che ha già su alcune vetture il sistema guida autonoma di seconda generazione. Ora la casa svedese punta sull'assistente virtuale da utilizzare per esigenze lavorative, introducendo in auto Skype, attraverso il quale si potranno fare video o audioconferenze. Come funziona? We have a fully connected infotainment system. Una nuova applicazione che si chiama Sky for Business sfrutta una piattaforma cloud realizzata in collaborazione con Ericsson che permette con un tasto e un codice PIN di fare chiamate via Skype, ci racconta David Holek a capo del progetto. Le chiamate sulla nuova piattaforma vengono come voice call ed offrono un vantaggio nel momento in cui, scendendo dall'auto, possiamo continuare la nostra conferenza con il cellulare grazie ad un'apposita app. In sostanza, continua Holek, se la macchina è in guida autonoma, l'utente potrà connettersi con più persone e vederle, altrimenti si attiverà solo il servizio vocale attraverso un sistema che invierà i dati su una cloud e poi verrà richiamato. Abbiamo tanta tecnologia già disponibile e che alcuni di noi usano, magari i più curiosi, i più smaliziati e che molti hanno a disposizione e non si rendono conto di avere. Ad esempio in questo caso abbiamo una vettura, stiamo parlando dagli Stati Uniti, abbiamo una vettura che si trova in Europa, che è ricoverata in un garage, ha meno 1 gradi di temperatura, ha le porte bloccate, il motore spento e ha benzina a bordo o gasolio per 570 km. Noi da 10.000 km di distanza o da dovunque noi siamo possiamo accendere il motore o sbloccare le porte. Per esempio, facendo questa operazione, vedete che compare la scritta sblocca. Se io schiaccio sulla scritta sblocca, apro le porte dell'auto. La casa svedese inoltre ha annunciato in questi giorni l'avvio del progetto Drive Me a Göteborg, dove ad alcune famiglie verrà dato in uso la vettura a guida autonoma per capire come reagiranno le persone e in che modo riescono ad usarla. Ford fa un passo avanti con il Sync, sul quale si inserisce Alexa, un sistema di riconoscimento della voce che, grazie all'accordo con Amazon, dà ai conducenti la possibilità di farsi leggere audiolibri, localizzare negozi, ricercare indirizzi. Una app separata che si può attivare sul sistema Sync. Per lo sviluppo dell'auto connessa, Toyota aderisce ad un consorzio industriale che si chiama Smart Device Link, nel quale ci sono diversi costruttori. Tecnologia che permette anche di caricare le vetture elettriche attraverso Wi-Fi. A gettare però acqua sul fuoco degli entusiasmi è proprio Jill Pratt, direttore del Toyota Research Institute. I problemi da risolvere sono numerosi, dice, dalla complessità e diversità delle condizioni di guida, alla potenza di calcolo, all'energia necessaria a gestire la macchina autonoma ed elettrica. Ma gli esperimenti vanno avanti con la Toyota Concept E, un prototipo che userebbe l'intelligenza artificiale per controllare le emozioni del conducente e le sue decisioni di guida. Per tutte queste funzioni, la Nissan invece si avvale della collaborazione della NASA, l'agenzia spaziale americana che da 20 anni lavora sui dispositivi self-driving per i veicoli inviati su Marte.
Da qui viene mutuato il know-how per dare vita al sistema SAMA, acronimo di Seamless Autonomy Mobility, che permette di applicare una logica umana all'intelligenza artificiale con meccanismi di apprendimento, come sulla Concept IDS. Questa della Nissan è una vettura, un prototipo che abbiamo già visto a Parigi, però un'ulteriore evoluzione. È in realtà la terza evoluzione della guida autonoma, quello che vedremo in futuro, che sarà tutta connessa. Questa vettura lascia la possibilità anche all'uomo di guidare, però quando ci sono situazioni di traffico sulla strada è una vettura che può guidare totalmente da sola. Vedete il cruscotto a due facce, ruotando esce un grande iPad che ci mette in comunicazione con tutti e lo fa mentre il veicolo cammina autonomamente, altrimenti con un'altra rotazione esce il volante. Come sarà l'auto tra molti anni e il fatto che riuscirà anche a leggere le nostre emozioni e che cosa succede nella nostra mente? Lo dimostra l'assistente virtuale inserito sul concept della Honda NEUV, un prototipo elettrico che con l'intelligenza artificiale di HANA legge nelle pupille degli occhi, con l'intento di interpretarne le condizioni fisiche, ossia se è in grado di guidare o no. Su BMW il touchscreen invece diventa virtuale. Questo progetto combina elementi già esistenti su auto di serie con ulteriori innovazioni, cioè i menu e le immagini sono realizzati con degli ologrammi e l'utente non deve toccare alcuna superficie per selezionare gli elementi. Questo è un passo successivo per la mobilità del futuro. Qui siamo su un prototipo BMW e questa esperienza si chiama BMW Inside the Future, ossia quello che potremmo fare nel futuro. Non sarà solo gestire i comandi con la mano senza doverli toccare, ma addirittura avremo degli ologrammi che potremmo così con una gestualità toccare e ci porteranno in un'esperienza nuova all'interno dell'auto, cioè noi potremmo attraverso la guida autonoma vedere un film e il film addirittura di questo film avremo delle sensazioni. Questa è un'esperienza sensoriale, stiamo provando tutto ciò che potrà essere inserito nell'auto per poterla vivere in modo estremamente diverso e senza alcun tipo di stress. Per Bosch entro il 2022 il mercato globale della mobilità connessa inizierà a crescere del 25% annuo e le auto saranno sempre più parte attiva nella mobilità. Questo prototipo mostra sistemi che salendo a bordo riconoscono il conducente grazie ad una driver monitor camera e impostano automaticamente volante, specchietti, temperatura interna e la stazione radio a seconda delle preferenze personali. Attraverso il riconoscimento del volto il sistema rileva stanchezza o sonnolenza inviando immediatamente un avvertimento di possibile pericolo. Anche Audi con la Q7 Deep Learning Concept testimonia la capacità di apprendimento delle automobili in collaborazione con Nvidia, che ha sviluppato una piattaforma composta da una centralina formata da un hardware e un software che apprende come si guida cercando di escludere gli errori di distrazione degli umani. Ci sono 20.000 miliardi di operazioni al secondo durante la fase di guida che la centralina esegue per mantenere sotto controllo tutte le operazioni. Il sistema può prevenire in anticipo grazie alle mappe se ci sono le condizioni per continuare il percorso che il conducente ha deciso di fare, se ci sono incidenti o strade interrotte. Si potrà monitorare il guidatore all'interno dell'auto per vedere se è in condizioni di guidare ancora o è troppo stanco per continuare. Portal è l'auto che FCA, attraverso la sua marca Chrysler, ha pensato e disegnato per una nuova generazione di utenti, quella delle famiglie millennial, una monovolume a 6 posti, elettrica, con carica rapida, guida autonoma. Al momento è un prototipo. Anche questo cruscotto, questo cockpit, come lo vogliamo chiamare perché assomiglia molto a ciò che c'è su un aereo, leggerà in futuro i nostri occhi, cioè dove guardiamo, e anche le nostre labbra. Questo è il futuro di alcuni costruttori, molti sono dei visionari magari secondo il pubblico, altri sono più concreti perché molte funzioni arriveranno tra qualche anno. Vediamo adesso invece che cosa arriverà sulle strade tra pochissimo e andiamo a Detroit.
Al COBOL della città dell'auto americana si è parlato soprattutto del mercato dei veicoli in crescita e delle politiche del presidente americano Trump che mette sotto pressione i costruttori ventilando dazi. E mentre la DDFCA Sergio Marchionne annuncia investimenti per $1 miliardo negli Stati Uniti con 2.000 posti di lavoro per la produzione di nuovi modelli Jeep, contemporaneamente scoppia il caso diesel, non a norma, secondo l'Agenzia Ambientale Americana, su alcuni modelli della casa. Chiariremo tutto, afferma Marchionne, e intanto presenta una nuova versione della Chrysler Pacifica con motore ibrido. Concept car anche per Audi con la Q8 che inaugura un segmento con un nuovo linguaggio stilistico. Sarà mossa da un sistema ibrido plug-in con trazione integrale, mentre Mercedes cambia la GLA che cresce in altezza ma soprattutto rinnova lo stile. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito. Allora noi vi aspettiamo come sempre domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2 e il nostro indirizzo di posta elettronica è tg2motori@rai.it. Arrivederci.